Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessante saggio appena pubblicato da Franco Cesati Editore dal titolo Cursus in Fabula, ritmo e retorica nella novellistica da Boccaccio al Cinquecento, di Paola Mondani, che abbiamo un grande piacere di avere nostra ospite, che ci parlerà di questo suo lavoro e alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per non rubare altro tempo. Prego, dottoressa, a lei. Grazie, grazie, buongiorno innanzitutto. Ringrazio lei Maurizio Calì e ringrazio l'Associazione Culturale Italia Medievale per questo invito. Come ha detto giustamente, il volume è stato pubblicato da poco dall'editore Franco Cesati, è uscito da pochissimo nell'aprile 2022, ma prima di diventare un libro con tutte le dovute trasformazioni del caso, compreso il titolo, cui mi soffermerò tra poco, questo volume è nato come tesi di dottorato, una tesi di dottorato che è stata discussa nel marzo del 2021 e che è stato il frutto di un percorso di ricerca svolto nell'ambito del dottorato in linguistica storica, linguistica educativa e italianistica dell'Università per Stranieri di Siena, una scuola di dottorato che è diretta dalla professoressa Giovanna Frosini. In particolar modo, poi, questa tesi ha avuto come suo supervisore e come suo direttore il professor Giuseppe Patota. Nel settembre del 2021 ha avuto anche un importante riconoscimento, è stato il premio alla miglior tesi di dottorato relativa a Giovanni Boccaccio dell'ente Boccaccio, e con un titolo però diverso da quello che è il titolo che lei ha citato del volume, perché la tesi si intitolava Per una storia del cursus nella prosa letteraria italiana, la novellistica da Boccaccio al Cinquecento. Quindi voleva in qualche modo offrire un'indagine relativa agli studi sulla retorica, in particolar modo sul ritmo della prosa italiana, un'indagine che non era mai stata svolta in maniera così organica o quantomeno dedicata interamente a un'opera specifica o a un genere letterario in particolare. Dopodiché, come dicevo prima, con le dovute trasformazioni questa tesi è diventata un libro e la prima modifica, quella più lampante, è chiaramente il titolo. Questo titolo su cui vorrei soffermarmi un attimo, questo cursus in fabula, no? Che come si intuirà facilmente ricalca il noto modo proverbiale, no? Lupus in fabula, il lupo nel discorso. Che si usa, insomma, ci capita di utilizzare questo modo quando ci riferiamo a qualcuno che arriva all'improvviso nel discorso mentre stiamo parlando e quindi siamo costretti a fermarci. Però il calco, in realtà, di questo titolo non è un calco semantico, cioè non riprende il contenuto di questo modo proverbiale, ma è semplicemente un calco fonico, quasi fosse un gioco di parole. Però in qualche maniera, dal punto di vista del significato, ricalca il significato letterale delle parole, cioè il cursus nel discorso. E anche, giocando ancora una volta sulla parola latina, il cursus nella fabula, inteso come novella. Perché novella? Perché se noi pensiamo a come Boccaccio proponeva di definire, o meglio, invitava il suo lettore a definire liberamente queste novelle, no? Questi racconti brevi che erano al tempo originalissimi e nuovi, per i quali appunto non c'era una definizione, un termine univoco per riconoscerle e definirle, come d'altronde non c'è adesso, cioè ancora oggi gli studiosi hanno difficoltà a definire in maniera definitiva questo genere letterario, e quindi Boccaccio nel suo proemio proponeva al lettore di usare diversi sinonimi, no? Quindi potete chiamarle, diceva liberamente, o favole, o parabole o storie. E quindi già dal titolo capiamo che il cursus viene ricercato in quel genere letterario. Però che cos'è questo cursus? E qui in qualche modo ci giunge in aiuto la seconda parte del titolo, quindi ritmo e retorica. Infatti il cursus è un artificio, potremmo definirlo, della retorica, dell'arte retorica, che però investe in particolar modo il ritmo, la musicalità del periodo.
Quindi il cursus del periodo, il corso ritmico del periodo che viene costruito attraverso la creazione di determinate cadenze ritmiche, cioè accostamenti di vocaboli, in punti nodali della frase e del periodo. Quali sono questi punti nodali? Sono le pause. Quelle pause che noi oggi anche graficamente riusciamo a individuare sul testo grazie alla punteggiatura, ma che un tempo, come sappiamo, nel Medioevo non erano segnalate. Si lasciava all'arbitrio del lettore, che già conosceva a monte il più delle volte il testo a memoria, la possibilità di segnare da solo queste pause. Tuttavia, queste pause a voce, nella voce, erano ben marcate. Perché erano ben marcate? Perché, come ci insegnava la tradizione retorica fin dai tempi di Socrate, quindi parliamo del IV-V secolo avanti Cristo, il discorso declamato di impronta oratoria doveva avere delle cadenze ben precise nei punti in cui l'oratore prendeva fiato nel suo discorso, perché servivano sia all'oratore per respirare, sia al tempo stesso a chi ascoltava per rimanere più attento e per rendere più gradevole al tempo stesso l'eloquio. E quindi questo cursus, che viene poi recuperato dalla retorica antica, passa attraverso le clausole ciceroniane, nel Medioevo giunge a una forma, diciamo così, a una regola ben precisa grazie al lavoro delle artes dictandi. Ora, come è strutturato questo volume? Questo volume è diviso in 8 capitoli e diciamo che quelli più tecnici, tecnici introduttivi e conclusivi, sono i primi 2 e l'ultimo, mentre tutta la parte centrale è costituita da analisi specifiche, quindi dalla scansione specifica delle cadenze all'interno delle opere selezionate, partendo dal modello boccacciano, quindi dal modello del cursus di Boccaccio. Si procede poi a cascata con tutte quelle opere della novellistica, sia coeva Boccaccio, sia successiva fino al 500, che in qualche modo hanno ricalcato sia nello stile, sia appunto nella struttura, quest'opera importantissima del Certaldese. E quindi, tornando ai primi 2 capitoli, nei primi 2 capitoli in qualche modo ricostruisco un po' la storia del cursus, che cos'è, adesso cercherò brevemente di... insomma, anche di condividere un po' questi aspetti, e soprattutto, trattandosi di un lavoro di natura tecnica, cerco anche un po' di definire i criteri generali, no, per la scansione successiva. Quindi nel primo capitolo in particolare ricostruisco la storia del cursus e delle indagini sul cursus della prosa bizantina e medio-latina, e invece per la prosa italiana c'è il secondo capitolo, che invece è espressamente dedicato. In questi 2 capitoli emergono anche le criticità di un lavoro di questo tipo. Quali sono queste criticità? Beh, innanzitutto la problematica della casualità, cioè come si fa a verificare che queste cadenze, in corrispondenza delle pause, non si generino casualmente da accostamenti casuali di vocaboli, ma invece siano dettate da uno studio specifico, no? Da una volontà stilistica dell'autore. Ebbene, per risolvere questa questione, o tentare insomma di risolvere una questione abbastanza complessa, è stato sviluppato anche un metodo statistico, il cosiddetto metodo Janson, che distingue 2 tipi di confronti: il confronto della la comparazione esterna, quindi con altre opere, e invece il metodo della comparazione interna, che è quello poi più utilizzato, che però presenta anche questo delle insidie, cioè se va benissimo per testi molto brevi, nel momento in cui andiamo ad ampliare il campione, i risultati potrebbero essere falsati. Perché? Perché questo tipo di indagine statistica va a misurare la frequenza attesa, cioè quello che noi ci aspetteremmo di trovare in maniera casuale in un qualsiasi testo, con la frequenza delle cadenze effettivamente osservata. Se la frequenza delle cadenze osservate è superiore a quella attesa, chiaramente il cursus non è casuale. Però la frequenza attesa può essere falsata da vari fattori. Il primo è che alcune cadenze hanno vocaboli dello stesso numero di sillabe, e quindi questo farebbe alzare il numero della frequenza attesa in maniera, diciamo, non produttiva, no? Non corretta rispetto a quello che si cerca. La seconda problematica è che in un testo lungo può accadere che il cursus si trovi in alcune parti per ragioni stilistiche, di cui parlerò tra pochissimo, e in altre no. E quindi se andiamo a scandagliare l'intero passo, chiaramente il numero della frequenza attesa si va ad abbassare, o meglio, scusa,
della frequenza osservata si vada ad abbassare e quindi avremo un risultato anche più falsato. Questo per dire cosa? Che la questione rimane comunque labile, di difficile discernimento, però il metodo che ho cercato io di sviluppare in questo lavoro è il cosiddetto metodo umanistico, cioè se noi troviamo all'interno di questi testi un grande numero di figure retoriche diversi, quindi presenza diversificazione, quindi grande cura della prosa e una sorta di prosa che potremmo definire poetica, è più probabile che assieme al verso, all'endecasillabo, al chiasmo, alla rima insistita e via dicendo, si possa trovare anche una cadenza studiata. Ecco, questo è un po' quello che ho cercato di offrire nella complessità del lavoro. L'altra questione spinosa che dicevo è la dicotomia sulla definizione del cursus, cioè quando si vanno a guardare i vocabolari di metrica e retorica, si scopre che il cursus è definito spesso in due modi diversi. Cioè uno dei due tende a identificarlo come corso del dettato, cioè la definizione che ho dato io prima, no? Quindi il corso ritmico dettato da una serie di cadenze in momenti di sospensione. Invece alcuni tendono a definirlo, a identificarlo con clausola, quindi chiusa ritmica del periodo. E quindi in quel modo la cadenza si va a cercare solo vicino al punto fermo, per intenderci, alla fine della frase, alla fine del periodo. Questa dicotomia definitoria non è relativa solo agli studi moderni, ma ha radici molto più antiche, perché a un certo punto la prassi della retorica si è divisa e quindi la curia romana ha avuto sempre più attenzione e cura solo per le chiuse, quindi si è sviluppato un tipo di prassi, e dall'altro lato invece si è mantenuta quella più antica, originaria, di andare a cadenzare tutti i momenti chiave del periodo per creare appunto il corso ritmico dell'intero dettato. Ora, queste sono le due problematiche. Circoscritte queste, come dicevo, nei primi capitoli, ho cercato un po' di definire quello che è poi il criterio che ho usato, quindi io ho aderito alla linea cosiddetta di Alberto Lamorra, quella trasmessa nella forma dictandi, per cui ogni pausa è possibilmente un luogo in cui si trova una cadenza. È anche normale, no? Se ci pensiamo anche così semplicemente, perché io sto facendo molte pause mentre parlo, e in ognuna di queste pause potrebbe esserci una cadenza, no? Chiaramente. Poi, perché appunto la natura di questo cursus era in origine, e questo ce lo spiega Cicerone, non uno qualunque, era in origine appunto naturale, spontanea, cioè si sceglievano determinate parole perché erano più gradevoli per l'orecchio. E se erano più gradevoli per l'orecchio, era più probabile che l'ascoltatore rimanesse attento e comprendesse meglio il nostro discorso. Ecco, questo diciamo semplificando al massimo. Per finire, l'ultimo capitolo, invece proprio la conclusione, offre in qualche modo una speranza per eventuali studi, prosecuzione di studi in questo campo, cioè la speranza che si possa riprendere a o continuare a studiare la prosa come si studia la poesia, e questo anche in chiave didattica, cioè anche la prosa è frutto di uno studio, di un lavoro metrico-retorico che è più nascosto rispetto a quello della poesia, ma c'è altrettanto. E quindi, così come per la poesia, noi andiamo prima di tutto a osservare lo scheletro strutturale, prima di andare poi a cercare i temi, i contenuti e via dicendo, sarebbe auspicabile fare lo stesso anche per la prosa. Ripeto, questo chiaramente anche in chiave didattica, perché a livello degli studi accademici questo lavoro insomma si fa, no? Sugli studi di retorica, di metrica e stilistica. E questo ancor più perché la chiave di lettura che cerco di dare a questo volume è che questo cursus, che si era pensato fosse un espediente ornamentale che si riservava alla prosa ricercata e via dicendo, in realtà è un espediente mimetico, per quello che sono riuscita a osservare da questa indagine. È un espediente mimetico, cioè che va a imitare quelle cadenze, quelle sonorità, quella gestualità della prosa oratoria e declamatoria nella scrittura,
in quell'enorme fenomeno di trasposizione dell'oralità in scrittura, che comincia proprio con Boccaccio, o meglio, non comincia con Boccaccio, ma in Boccaccio ha uno dei più grandi esempi, ecco. E questo Boccaccio lo fa tantissimo, e ce lo dimostra anche perché la struttura del Decameron è una struttura che ha un continuo rimando all'oralità, cioè abbiamo questa brigata di novellatori che a voce alta racconta e presenta le novelle ad altri ascoltatori. Quindi chi meglio di lui poteva star lì a riprodurre e ricalcare una prassi che nasce appunto nell'oralità, il racconto a voce alta. Nel confronto con gli altri autori poi questa cosa è anche rinforzata, perché per esempio io gli ultimi due capitoli riguardano gli autori del Cinquecento e sono divisi, perché sono tantissimi i novellieri del Cinquecento, e quindi sono divisi tra autori toscani e autori non toscani. Tra gli autori toscani ne abbiamo due che sono praticamente antitetici. Uno dei due è Giovanni Gherardi da Prato, e l'opera analizzata è Il Paradiso degli Alberti. Dall'altro lato invece abbiamo La Zucca di Anton Francesco Doni. Ora, mentre Il Paradiso degli Alberti è un testo estremamente ricercato, no? Dove sono fitti i superlativi, la presenza di aggettivazione prima dei sostantivi, moltissime dittologie, moltissime figure retoriche, cadenze a non finire, oltre che versi a non finire. Diversamente, La Zucca di Doni, che presenta innanzitutto una forma testuale molto breve, sono dei piccoli brani, piccoli estratti. Già questo ci fa pensare a una scrittura che si svincola dal ricordo del discorso orale. E poi sono talmente votate alla imitazione della lingua parlata, ma quella del registro a volte medio-basso-basso, che manca completamente l'attenzione e la cura a questo antico artificio. Ecco, quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che esiste una sfera mimetica della oralità declamata, quella del discorso declamato, della narrazione declamata ad alta voce, e una sfera dell'oralità che invece coinvolge aspetti più del lessico. Imitazione per esempio di modi di dire, di aspetti dialettali, interiezioni e così via, ma che non riguarda affatto il calco ritmico dell'impronta oratoria. Ecco, per rendere questo un pochino anche più semplice, le indagini sono state divise in tre parti, quindi per ogni opera si è distinto lo stile delle sezioni proemiali introduttive, che comprendono i proemi, che poi dal 400 in avanti diventano epistole proemiali, le introduzioni e le conclusioni anche, dalle parti invece narrative, quindi la sezione prettamente narrativa, dove il ritmo è in qualche modo creato dal susseguirsi degli eventi e dove le cadenze sono più rade, e infine dalla sezione dialogica, dove le cadenze non ci sono. Nel momento in cui abbiamo il botta e risposta, il dialogo, il dinamismo e la ritmicità viene creata proprio da questo, ma non c'è più spazio per la cadenza, che è un fenomeno, come dicevo, proprio del discorso. Ecco. E quindi tutto questo vuole in qualche modo andare poi a dimostrare quella che è, come dicevo, la tesi di fondo, cioè che questo espediente è proprio del discorso declamato. Ora, per quel che riguarda il mio desiderio, no, di estendere questo tipo di indagine, indagare nella prosa questi aspetti anche a un livello più semplice, no, a livello didattico, e osservare anche come l'attenzione al ritmo, alla musicalità, non sia propria solo di autori medievali, no, ma anche di autori moderni. Allora io ho riportato un'epigrafe all'inizio del volume, che è ripresa dal Mestiere di vivere di Cesare Pavese, che leggo. Pavese dice: narrerà ora non chi conosce la natura umana e ha fatto scoperte di psicologie significative e profonde, ma chi possiede blocchi di realtà, esperienze angolari che gli ritmano e cadenzano e ricamano il discorso. Ora, a parte che questa chiusa bellissima è un bel cadenzato, una bella catena di cursus, ma tolto questo, Cesare Pavese, come sappiamo, ha una prosa molto poetica. Nella prosa di Pavese sono tantissimi versi, sono tante le figure retoriche e la scansione ritmica è proprio palese, no?
è evidente. E quindi Cesare Pavese, ma non solo lui, per esempio un altro molto attento ai fenomeni del ritmo era Dino Buzzati. Allora, questo che cosa significa? Significa che questa attenzione al ritmo è rimasta negli autori moderni e contemporanei, chiaramente però si è trasformata. Ma come si era già trasformata in Boccaccio? Cioè lo stesso Boccaccio non ha recuperato in maniera estremamente fedele le leggi delle artes dictandi, le ha rielaborate, seguendo appunto il suo estro e la sua creatività. Poi gli autori che invece hanno fatto del Decameron un modello, invece hanno aderito maggiormente a quello che secondo me Boccaccio ha in qualche modo dettato, no? come linea. Ecco, quindi la linea di fondo è appunto la modellizzazione del Decameron. E poi per seguire tutte queste indagini dei brani antologizzati, perché ci sono degli estratti abbastanza ampi dove viene proprio segnata pausa per pausa la scansione delle cadenze e vengono segnate tra parentesi la tipologia di cadenze, ho posto alla fine del volume un glossario. Il glossario innanzitutto scioglie le sigle, cioè dove noi troviamo tr, tr, vuol dire trispondaicus, no? Una tipologia di cadenza. Scioglie le sigle e poi segnala anche alcune tipologie di cadenze, per esempio che cos'è la cadenza sovrapposta, no? Cioè quella cadenza che si forma sfruttando come primo elemento il secondo elemento della cadenza precedente, creando anche delle catene di cursus in qualche modo. Oppure la cadenza secondaria. Cioè io prima non mi sono soffermata molto sugli esempi, però che so. Pensiamo ad esempio al cursus pianus, la cadenza piana per eccellenza. Questo cursus è costituito da 5 sillabe. Parliamo sempre di un cursus ritmico, quindi basato su un'alternanza di sillabe toniche e sillabe atone. E noi abbiamo una tonica, 2 atone, una tonica e una atona. Che vuol dire? Cioè, tradotto in termini di vocaboli, possiamo avere un vocabolo piano seguito da un trisillabo piano, come per esempio nodi sciogliamo. In corrispondenza del punto io trovo una sequenza di questo tipo. Oppure, spostando il limite della parola, quindi creando un planus secondario, io avrò un trisillabo sdrucciolo e un bisillabo piano, quindi noduli sciolgo. Ecco, ora se io non ascoltassi con le orecchie del significato queste parole, quindi se io non conoscessi il significato, dal punto di vista ritmico queste due cadenze sarebbero perfettamente equivalenti. E quindi questo vuol dire che ho una cadenza primaria e una cadenza secondaria dello stesso tipo. E tutto questo si trova nel glossario in fondo al volume. Un altro invece strumento utile, oltre a, come dicevo, il discorso del primo capitolo, che però è molto più teorico, nella premessa ho invece indicato quali sono i criteri, per esempio per il computo delle sillabe quando ci si trova in presenza di due vocali vicine, contigue. Allora in quel caso quando ci deve essere la sinalefe, quando ci deve essere la dialefe, cioè quando dobbiamo contare come unite quelle vocali oppure quando le dobbiamo conteggiare separate. E per quello io ho seguito le indicazioni di Gianfranca Lavezzi, applicate chiaramente alla metrica poetica, nel suo manuale di metrica, la quale dice che chiaramente, così come vale per il cursus tra l'altro, questi aspetti metrici non hanno una regola univoca e ben definita, ma sono sempre aspetti che possono cambiare anche in base alla scelta dell'autore. Però, posto questo, chiaramente effettuando uno spoglio accurato, quindi osservando poi tante opere, servendosi anche molto chiaramente del modello di Dante, della commedia, si possono trovare delle costanti. E allora io mi sono adeguata a queste scoperte, chiaramente, no? Quindi sulla scorta di Lavezzi, per esempio, accolgo la sinalefe quando abbiamo due vocali atone vicine, ma non l'accolgo, per esempio, quando la prima vocale della seconda parola è tonica, quindi c'ha l'accento, io non la posso segnare come sinalefe. Quando, per esempio, nella prima parola ho le ultime due vocali di cui la penultima è accentata. Ecco, queste sono tutte regole che ora dette così possono sembrare un po' dispersive, ma nel momento in cui si approccia alla lettura, se si va bene a guardare questo discorso qui, si rende un po' poi tutto più agevole, no?
E chiaramente però sono regole, questo anche viene specificato, che possono essere disattese nel momento in cui magari c'è un aspetto stilistico che risulta prevalente in quel momento, come per esempio il ritmo di una dittologia, il ritmo di un'accumulazione, dove si ritiene magari opportuno mantenere la congiunzione separata per ragioni ritmiche e prosodiche, nel tentativo costante di restituire quella che sarebbe un po' la resa fonica di tutti questi aspetti. Ecco, quindi quello che mi sento di dire è che in questo lavoro non si perde mai di vista quella che è un po' la natura primigenia di questo cursus, quindi non lo si rende un aspetto meccanico da applicare in maniera così quasi asettica, mi sento di dire, no? Ma si tiene sempre a mente che è uno strumento mimetico al servizio del gusto e della scelta dell'autore, prima di tutto. Ecco. Beh, grazie, l'argomento è complesso, diciamo così, però è, secondo me, fondamentale per la comprensione della lingua, per la comprensione dell'evoluzione della lingua e soprattutto partendo da una di quelle figure che la lingua volgare italiana l'hanno utilizzata in una maniera innovativa. A questo punto a me viene in mente che la cosa importante da fare è ricordare il titolo del libro e invitare tutti ad andarselo a comprare, perché l'unico modo per riuscire a comprendere appieno il suo contenuto. E il libro si intitola Cursus in Fabula, ritmo e retorica nella novellistica da Boccaccio al Cinquecento, di Paola Mondani, appena pubblicata da Franco Cesati Editore. E quindi correte assolutamente in libreria, fatelo vostro e imparate quale eredità noi ci portiamo dietro dal Medioevo, tanto per dirla con una delle nostre ovvie passioni. Io ringrazio tantissimo Paola Mondani, ricordo a tutti voi di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora, grazie. Grazie a lei, grazie a voi. Thank you.